Sono stati 3 appartamenti visitati ieri sera. Io ero qui intorno alle 7, non ho visto niente. Sono uscito, pensavo, non è che uno guarda in alto, no. E poi a quell'ora uno pensa ormai la gente sia in casa, se vede una luce accesa. Ladri in azione in via Genova, a pochi passi dal centro storico aretino, messi a segno 3 colpi nel giro di alcuni minuti in altrettanti appartamenti, tutti situati al primo piano. Allora, con tutta tranquillità e molta professionalità, sangue freddo anche, hanno fatto quel che dovevano. E siamo rimasti male, ma soprattutto è rimasta male la signora, ha cominciato a piangere, poverina, si è ritrovata una casa tutta in subbuglio. I banditi sono entrati in azione attorno alle 18.30 di mercoledì pomeriggio. Dopo essersi arrampicati hanno forzato una porta finestra e si sono introdotti all'interno degli appartamenti. Un piede di porco hanno sollevato, sono entrati, non c'era tante cose da fare. Invece in quell'altro appartamento hanno rotto un vetro dalla controfinestra. E una tecnica semplice, senza essere tanto invasivi. I malviventi hanno agito incuranti della presenza di altri condomini. Io abito sopra, io non ho sentito niente. Ho fatto un pochettino magari di rumore, ma mia moglie era piano di sopra, ho sentito un pochettino di rumore, ma ci sta, no? Si è sposto una sedia, un divano, una cosa. Il bottino trafugato non sarebbe particolarmente sostanzioso, attorno a 2.000 euro, ma ovviamente resta alta la preoccupazione dei residenti. Io stanotte non ho dormito.